appena vista cavalcare via. Torna dentro. Aiuta gli altri a pulire. Ok. State attenti. Ecco. Vedi le tracce? Sì. Forza. Forza. Beh, ci aspetta una lunga, lunga, lunga cavalcata. Tutto bello senza kit medici. Che bello. Che bella la mafia. Che poi ho fatto il coglionio perché non può essere andato. Me le andavo a cercare ravvicinatamente con loro. Si comporta spesso così? Non così. Non so cosa sta succedendo. Ok, questa parte è molto Days Gone, che comunque è uscito anni dopo The Last of Us, quindi potrebbe essere forse il contrario, però vabbè. Non è andata lì qui. Eh no. Impronta di cavallo, è nel bosco. Elle, che ti è venuto in mente? Di fare schifo. Comunque giù di qui. Altre impronte. Ok, dai, vai, vai. Però la faccia se lo sapeva guidare il cavallo, lei. Oh merda. Cazzo, sono troppi. Vai, guardami le spalle. Dai, giro, ti copro. Che bello fare tutto questo senza kit medici. Il primo sei tu. Due. Tre. Vai. Ovviamente la pallottola me la devo sempre prendere, eh. Ovviamente chi di Molotov ferisce, di Molotov perisce, mi pare giusto. Cosa? Ti copro le spalle. Due, tre. Tommy, fai qualcosa, ti prego. Ok, l'ho preso. Aspetta che non li vedo. Tre. Occhio! Aspetta, che volevi fare? Due, tre. Quante ce ne vuole? Quattro, cinque, sei. Ok, buono, poteva andare peggio. Chi cazzo è che spara? Brucia, stronzo! Oh no! Che ti succede? Muori da solo? Ma che peccato, ma che peccato. Non ce ne sono altri. Meno male. Avanti. Era anche troppo. Abbiamo i cavalli. L'ho visto lì. Aspetta, vai, lancia. Fanculo però. Mi serviva l'alcol. Ed eccolo qui. Oh, godo. Vamos. Meglio di nulla. Ci si accontenta così. Salta, vai. Eccoli, ecco, è tranquillo. Con L3. Ovviamente il mio arriva dopo. Aspetta, non sono al massimo. Forza. Forza. Minchia, sono praticamente manovrabili questi cosi. Spero solo che non l'abbiano presa. C'è qualcos'altro che devo affrontare?
Mi sa di sì. Forza. Andiamo. Che c'è di qua? Un cazzo. Però se mi ci fai andare vuol dire che qualcosa c'hai. Invece no. Che fanculo. Guarda, vicino al ranch. Quello è il nostro cavallo. Lei deve essere qui. Minchia, se ne è fatta di strada. Però io mi chiedo come cazzo ha fatto a passare tra quelli. La zona sembra tranquilla. Cioè, o stavano dormendo o ho avuto un buco di culo enorme. Fa attenzione. Che okay, non dovrebbero esserci pericoli adesso. Comincia la rapina 45. Manca pochissimo alla modalità di ascolto. Ali! Ovviamente ti risponde. Gesù Cristo. Mi ci ha risposto. Andiamo un po'. Bravo, renditi utile. Hai capito che devi lasciarci in pace, non romperci i coglioni. Anyway. Andiamo su. Alcol godo. Bene così. Una molotov. Aspetta, aspetta, aspetta. Yes. Quattro colpi utilissimi, potevi anche evitare di buttare giù tutto. E andiamo su. Questa dovrebbe essere la casa che anche nel 2 è spesso frequente. Nastro, siamo a posto, aspetta, aspetta, aspetta. Esplosivo. C'è proprio zero pari pari di alcol, eh. Minchia. Tempi più duri del proibizionismo sti qui. Non ci danno l'alcol. Vabbè, bullshit. Nel bagno, di solito il bagno questa volta ti dà invece. Ha dato un quarto di alcol, wow. Che grande sforzo, grazie. Rimane l'ultima stanza, che è un altro bagno, ormai inutilizzato dal 24, 1924, forse anche 1824. Si anyway, eccola. Ragazzi, film, scegliere quale maglietta abbinare a una gonna, è bizzarro. Alzati, andiamo su. E se dicessi di no? Ti rendi conto di quanto valga la tua vita? Eh? Scappare in quel modo, metterti in pericolo, sono gesti stupidi. Beh, allora direi che la delusione è reciproca. Che cosa vuoi da me? Ammetti che è dall'inizio che cerchi di sbarazzarti di me. Più o meno. Tommy conosce questa zona. No, fanculo! Meglio... Senti, mi dispiace, mi fido più di lui che di me stesso. Basta con queste storie. Sbagliato. Cos'è che ti preoccupa tanto? Che faccia la stessa fine di Sam? Non possono infettarmi.
so badare a me stessa. Quante volte ce l'abbiamo fatta per Milano? Beh, finora ce la siamo cavata bene, no? E ora te la caverei anche meglio, con Tommy. Io non sono lei, sai? Cosa? Maria mi ha parlato di Sara. Oh no. Stai scherzando con... Non toccare quell'argomento. Da quello che dici. Mi spiace per tua figlia, Joel. Ma anch'io ho perso qualcuno. Tu non hai idea di ciò che significhi. Tutti quelli a cui volevo bene sono morti o mi hanno lasciata. Tutti! Tranne te, cazzo! Hai ragione. Dimmi che sarei più al sicuro con qualcun altro, perché la verità è che avrei solo più paura. Hai ragione. Tu non sei mia figlia. Io non sono tuo padre. E ognuno andrà per la sua strada. Lui è convinto, eh? Non siamo soli. Due stanno entrando. Dentro ce ne sono altri. Poverina però, non se lo merita tutto questo. Perché hanno chiuso la porta del bagno? Che cazzo di senso c'ha? Boh, vabbè. Niente da questa parte! Ok, qua calmi, perché se ci trovano son cazzi amari. Esatto, uno fuori. Ce n'è un altro qua al primo piano. Fuori un altro. Macete. Buono. Andiamo avanti. Dobbiamo andare giù. Resta qui. Mancano 5 fottuti integratori. Minchia, sono 3. Devo tirare una bomba e frullarli tutti insieme, però vabbè. Niente da questa parte! E anch'io! Quando si sparpagliano così son cazzi. Uno, due e tre. Niente da questa parte. E anch'io. Così si fa. Vai, ti copro io. Mi dispiace aver sprecato il machete così. Cosa ha detto? Ha detto! Poteva andare peggio, dai. Cristo! Da che parte vai? Di qua. E ciao.
Purtroppo mi ha visto con la coda dell'occhio, è andata a finire okay. Così, però vabbè. La casa è vuota. Non ci si lamenta. Usciamo. Via libera. A volte sono nel mood, quando deve essere così, stealth, che il mio inconscio pensa che se io parlo, io persona, questi mi sentono. È un fattore psicologico che non riesco a spiegare, ma so che potete capirlo insieme a me. Eccoci arrivati. Eccola là. I bimbi stanno a casa stasera. Dov'è quel laboratorio? È lontano da qui, Università del Colorado dell'Est. Forza Bigorz. Ellie, scendi da cavallo. Dallo indietro a Tommy. Dai, che si prosegue insieme. Solo dai. Con lui, se per te va bene. Dai, non farmi. Se per te va bene, che gentile che è stato. Che stai facendo? Tua moglie mi fa un po' paura. Non voglio che mi dia la caccia. Scusa se ho rubato il tuo cavallo. Dai, torna in città, parliamone almeno. Mi conosci? Non cambia idea quasi mai. Università del Colorado dell'Est. Dove trovo il laboratorio? Edificio di scienze. Sembra uno specchio gigante, non puoi sbagliare. Abbi cura di tua moglie. C'è posto per te qui, lo sai? Tutto ok? Lo sappiamo, lo sappiamo. Addio, fratellino. Ma non è un addio. Vi ritroverete presto. Spoiler.